Le letture di questa giornata, di questa 22esima domenica del tempo ordinario, ci propongono un tema molto interessante, che è il tema dell'umiltà. Nel Vangelo Gesù lo fa attraverso una parabola, che è una narrazione, un'immagine che coglie da una situazione di vita concreta, cioè a un banchetto dice: insomma, tu non sederti troppo avanti, troppo vicino alle persone importanti, perché non capiti che ti rispediscano più indietro, piuttosto mettiti in fondo perché eventualmente qualcuno ti chieda di venire più avanti. Ma vorrei cogliere la suggestione educativa della riflessione di oggi dalla prima lettura, dal libro del Siracide, in cui l'esortazione all'umiltà è proprio esplicita. Nella tua figlio, nella tua attività sii modesto, sarai amato dall'uomo e gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati. Così troverai grazia davanti al Signore, perché dagli umili egli è glorificato. Una mente saggia medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Ecco, nel cammino educativo e nel cammino di apprendimento, questa umiltà della mente è una compagna di viaggio necessaria ed essenziale sempre, per tutta la vita. Uno può lasciarsi guidare da chi sa più di lui se accetta che la mente sia guidata a penetrare un mistero che ancora non conosce. E questo è il cammino educativo, questo è soprattutto il cammino dell'insegnamento, il cammino didattico. Ma anche il maestro, anche l'insegnante, in qualche modo, non solo è necessariamente chiamato ad essere umile, ma potremmo dire anche a dare testimonianza di umiltà rispetto a qualcosa che è misurante la mia mente. Il maestro non insegna se stesso, ma insegna quella verità di cui si è fatto allievo, di cui si è fatto discepolo e di cui continua a pensare di essere costantemente allievo, costantemente discepolo. Il maestro più grande è quello che pensa di sé che ha sempre qualcosa da apprendere. Così potrà guidare degli allievi che ad un tempo si faranno discepoli suoi per divenire discepoli della verità.